Allora, quando ho letto il titolo che ha dato Pierluigi, Risveglio e Caverna, io sono una parte militarizzata di me scattata sull'attenti, perché mi ha ricordato un mio maestro che purtroppo non c'è più, che mi diceva sempre: svegliati, svegliati, perché ero addormentata, nel senso che dicevi tu. Questo è un argomento che credo che tutti quelli che parleranno oggi vi lasceranno un senso di inquietudine, quella di non poter stare comodamente seduti. Quando ho pensato di che cosa parlare, che taglio dare, anche per non ripetere magari le cose che già magistralmente, sicuramente Pierluigi avrebbe introdotto, io ho pensato di volervi parlare brevemente, perché poi più mi vai, che più divento sintetica, della relazione un po' tra lavoro interiore e azione sociale. Nel senso che, come, quindi tra spiritualità e azione, che sono le due parole di oggi per me. Perché credo, come diceva Pierluigi, che il risveglio oggi passi attraverso una rivoluzione spirituale dell'individuo che parta dalla consapevolezza, dalla comprensione che la radice di ogni nostra sofferenza nasce da un deficit di consapevolezza. E solo l'espansione di questa consapevolezza ci può portare a una giusta azione. E intendo in questo anche non solo una giusta azione personale, ma anche una giusta azione sociale. E questo perché la vita è un movimento tra l'interno e l'esterno. Il flusso funziona così, niente si sottrae a questa legge. Ogni cosa si nasce e sviluppa nell'invisibile per poi dopo manifestarsi nel mondo visibile. Quindi interiorità ed esteriorità sono sottilmente intrecciate, quindi dobbiamo partire dall'una per arrivare poi all'altra. Io osservo spesso che nelle persone, anche quelle di buona volontà, come qua ce ne sono tantissime, che vogliono operare un cambiamento nel mondo in cui viviamo, vedo spesso due approcci diversi, no? Uno è quello che guarda la società, la politica, cerca di operare una trasformazione, spesso appoggiata anche su uno sfondo ideologico. L'altro approccio è quello del lavoro interiore, di chi crede che solo il lavoro interiore porti ad una vera liberazione. Questo perché tutto quello che sta fuori è maya, è illusione, è sogno, no? Lì c'è il mondo dell'addormentamento eterno. Io non credo a questa divisione, non la sento vera, anche perché tra l'altro nessuno dei due approcci ha mai portato ad una vera soluzione. Si sono anche posizioni che si sono anche scontrate duramente in alcune situazioni. Alle volte la scegliamo anche sulla base di un'indole caratteriale, cioè io sono portata all'azione sociale, io sono portata al lavoro interiore. È una divisione a cui non credo, perché penso che un ricercatore spirituale, se tale, arrivi spontaneamente alla comprensione, alla necessità di un'azione sociale. Così come penso che un attivista di qualunque tipo, se vuole essere efficace, deve partire, non può più non partire, non includere una comprensione del funzionamento della mente, a partire dalla sua mente. Quindi è alla fine una forma di frantumazione della realtà, cioè una visione della realtà in comportamenti stagni, ma il problema è che la realtà, la vita, non è divisa, non è divisibile. Noi non possiamo dividere, fare una divisione tra interno e esterno, tra lavoro spirituale e lavoro sociale. E il conflitto nasce quando noi crediamo a questa frammentazione. Qui generiamo poi delle visioni distorte in cui l'io è diverso dal non io, io sono diverso da lui. E questo è possibile solo se noi dimoriamo in una ignoranza, che è l'ignoranza, che è l'ignorare che noi siamo immersi nella totalità, noi siamo totalità. E se partiamo da qui, nessuna suddivisione può rimanere in piedi, nessuna frantumazione. Quindi né in nome della spiritualità, né in nome della politica, né in nome di nessun tipo di ideologia. Allora, cosa ci viene chiesto da questo risveglio? Secondo me ci viene chiesto di andare ancora più in profondità di noi, di capire che la radice del bene e del male che noi vediamo anche fuori di noi è in noi e dobbiamo espandere la nostra coscienza. Perché attraverso quell'espansione di coscienza arriveremo ad operare correttamente nel mondo, quindi ad attivare una retta azione. Quindi dobbiamo fondere questi due aspetti. Bisogna avere coraggio, come tutte le sfide di trasformazione personale, richiede la qualità del coraggio, che è il coraggio di uscire dalle nostre nicchie, di uscire dalle nostre identificazioni, che sono anche molto comode perché ci danno delle pseudo-identità, ci legittimano. Quindi
È molto difficile alle volte abbandonarle. Siamo disposti a pagare un prezzo altissimo, che è quello della rottura dell'unità cosmica dentro di noi. Però io mi chiedo come possiamo, se noi siamo divisi dentro, se noi continuiamo a identificarci con una serie di caratteristiche di noi che sono desiderabili, non desiderabili, se abbiamo tutta una serie di aspirazioni confuse verso noi stessi, se siamo pieni di pregiudizi verso di noi, come possiamo non proiettare tutto questo sul mondo? Quindi, in questo senso, ciascuno di noi, la divisione che vediamo fuori la produciamo noi, ciascuno di noi è un generatore di caos. Ma se riusciamo ad andare al centro attraverso un lavoro interiore, al centro di noi, allora lì ogni azione, anche quelle che opereremo nella società, saranno sacre. Perché la frantumazione, la divisione, desacralizza la vita. E purtroppo anche la psicoterapia. Oggi abbiamo tantissima psicoterapia completamente desacralizzata o, come diceva Pier prima, funzionale al mantenimento dello status quo, che è un piano di incontro, ma poi ce n'è anche un altro. La cosa che più mi stava a cuore oggi condividere con voi è che, se noi guardiamo le cose da questa prospettiva, il lavoro interiore non è più qualcosa che riguarda solo noi. Ma non è più un'esperienza di trascendimento, un'esperienza dell'io, un'esperienza intima, ma è un contributo all'evoluzione sociale. In questo senso io vedo il lavoro interiore come una responsabilità sociale. Questa è la cosa che più mi sta a cuore e che vorrei che il più possibile arrivasse a comprensione, prima di tutto, di me stessa. Allora, dicevo, non è semplice. Ci vuole forza, ci vuole coraggio, richiede l'ardire un po' di rischiare i nostri agi. Quello di cui parlo ovviamente richiede impeto, richiede radicalità. Il Vangelo dicevano: lasciate che i morti seppelliscano i loro morti. Per la vita eterna bisogna essere pronti. Per saltare quel piano di cui accennava Pierluigi, bisogna averne fame, bisogna averne veramente fame. Se no è meglio stare lì, no? Lasciate che i morti seppelliscono i loro morti. Questa è una cosa che ci è stata detta tantissimo tempo fa. E ha a che fare con quel piano di cui si parlava in introduzione, in quel Truman Show. Cioè, se non sei pronto, stai lì. Stai nel mondo dei non viventi. Ci vuole determinazione, bisogna aver voglia di superare l'ignavia, la remissività, la rinuncia, di uscire anche dalla superficialità. Però se noi andiamo al centro di noi, lì ogni cosa assume un significato diverso, più profondo. Quindi credo che la rivoluzione a cui noi siamo chiamati parta dalla liberazione di una forza, che è una forza ancora molto imprigionata, o perlomeno inesplorata, che è la forza dell'amore, che si nutre di passione indubbiamente, ma anche di compassione. Passione e compassione sono due movimenti spontanei della totalità, ma nel momento in cui noi li facciamo fluire, allora lì diventano la forza motrice della trasformazione dell'individuo e fluiscono in maniera libera e spontanea nel momento in cui noi siamo nella totalità. Però quella della totalità non è un concetto che dobbiamo capire, ma è un'esperienza che dobbiamo vivere, la possiamo vivere solo attraverso un lavoro interiore. Questo ci porterà poi alla giusta azione sociale. In questo senso la spiritualità è il seme, e l'azione ne diventa il frutto. Vorrei ricordare tre insegnamenti, tra i tantissimi che ci ha dato Dia Saggioli, tre insegnamenti che a me stanno molto a cuore, ma che credo siano molto attinenti a quello che stiamo vedendo oggi. Il primo ci diceva: riconosci l'essenza di ciò che desideri. Riconoscilo e portalo a coscienza. E questo ti consentirà di portarlo dal mondo a te. Il secondo insegnamento è dai, sforzati di dare. Nessuno, e dico nessuno, è mai così povero da non avere nulla da dare o da condividere con gli altri. Il terzo insegnamento è abbi una fiducia illimitata nell'invisibile. Ogni cosa che manifesta proviene dall'immanifestato, che è la fonte inesauribile e infinita, che si concretizza nella nostra vita in base a ciò che noi riusciamo a portare a coscienza.
Perché ovviamente l'unica cosa che ci rende schiavi è l'incertezza e la paura. Quindi dobbiamo avere una fiducia illimitata nell'invisibile. Ecco, io sento che questo, perlomeno lo è per me, è un percorso di libertà. Io lo vedo proprio come un percorso di liberazione, di libertà. E spero, e voglio credere, anzi sono convinta, che nonostante le tantissime pressioni esterne e interne, lo spiffero del pensiero libero continua a soffiare, anche in momenti come questo in cui ci troviamo qui per confrontarci. Grazie. Grazie.